11 febbraio 1975. Margaret Hilda Thatcher diventa a sorpresa leader del Partito Conservatore inglese. Ha 50 anni, è deputato da più di 15 e si occupa di politica sin da giovanissima. Ma la sua elezione a capo dei Tories, come in Gran Bretagna vengono chiamati i conservatori, giunge del tutto inaspettata. A sceglierla non è stato il vertice del partito, ma i quadri inferiori. Nel mondo delle scommesse, non a caso, la Thatcher era data vincente 10-1. A chi le chiede se sia stata la fortuna a portarla fin lì, Margaret risponde decisa. I would like to think it was merit. What quality would you most like to see the Tory party playing under your leadership? Win, there are winning quality. More than what sort of philosophical quality? A conservative philosophical quality. A distinctive conservative philosophy. You don't win by just being against things. You only win by being for things and making your message perfectly clear. L'arrivo di Margaret Thatcher alla guida dei conservatori, che in quel momento sono all'opposizione, rappresenta la risposta ad un'esigenza di cambiamento nel partito e nel paese. La Gran Bretagna della metà degli anni 70 è un paese paralizzato dalla politica del consenso, inseguita sia dai laburisti che dai conservatori. La Thatcher si impone come un personaggio politico che viene dal basso. I suoi sono gli slogan di chi crede nell'individuo prima che nello Stato e nella possibilità di scalare i gradini sociali. Porta nel dibattito politico l'ideologia, cosa eccezionale per un paese pragmatico come la Gran Bretagna. Nessun altro politico inglese prima di lei era mai stato così esplicito nel dichiarare guerra aperta al socialismo. Intanto è cominciata la campagna elettorale per le elezioni del 1979. Margaret Thatcher, candidata alla carica di primo ministro, promette meno tasse, meno intervento dello Stato e meno burocrazia. Più che un programma, quello della Thatcher si propone come un progetto per un nuovo stile di vita. I commentatori politici dell'epoca raccontano la sua campagna elettorale come una crociata contro l'assistenzialismo dei governi laburisti, responsabile del declino inglese. 3 maggio 1979. Gli inglesi scelgono il cambiamento e votano la Lady di Ferro. Per il partito conservatore è un vero trionfo che supera i pronostici della vigilia. La ragione per cui la Thatcher ha vinto le elezioni nel 79 non era tanto il suo merito, come è successo nelle elezioni successive, ma è stato il demerito e i problemi che si sono trovati i laburisti. La Thatcher, fedele al suo motto «non è il parlare che conta, ma il fare», comincia a mettere in pratica quanto aveva promesso all'elettorato per risanare il paese e dimostra subito di fare sul serio. Con i primi stanziamenti del 1979 mette mano al sistema fiscale. Riduce la tassazione della banda più bassa dal 33 al 30% e nella fascia più alta dall'86 al 60%. Presenta in Parlamento un progetto di legge per la riforma dei sindacati e soprattutto avvia un vasto piano di privatizzazione delle aziende pubbliche in dissesto. Gennaio 1980. I 163.000 dipendenti dell'ente nazionale siderurgico entrano in sciopero, seguiti poco più tardi dai circa 40.000 della siderurgia privata. I sindacati organizzano picchettaggi e la polizia interviene. La Thatcher, che ha accusato i lavoratori in sciopero di violenze e intimidazioni, invita il ministro degli interni e i servizi di polizia regionali ad essere inflessibili. Gli scontri dei primi mesi del 1980 sono particolarmente duri in Scozia e nel Galles, le regioni più colpite dal piano di ristrutturazione dell'ente nazionale dell'acciaio. Si prevede la chiusura di 15 altoforni e la perdita del lavoro per almeno 50.000 dipendenti. È solo l'inizio di uno dei capitoli più coraggiosi della rivoluzione thatcheriana. Coerente alla scelta di smantellare l'apparato pubblico per riaccendere il motore economico del paese,
la Lady di Ferro venderà ai privati una ventina tra le grandi aziende pubbliche. Nel paese la cura Thatcher accresce lo scontento. L'inflazione continua a scendere, l'economia riprende a girare, ma sale il numero dei disoccupati. Piovono accuse e polemiche, persino all'interno del gruppo conservatore. Nel 1982, dopo quasi 3 anni di governo, la popolarità della Thatcher è in rapido declino. Il paese va alle elezioni nella primavera del 1983 e Margaret Thatcher, eroina dell'orgoglio nazionale, stravince. Adesso è più che mai decisa ad andare avanti con il suo programma di risanamento del paese. Dismissione delle industrie inefficienti e privatizzazione dei monopoli, ancora al riparo dalle leggi del mercato. Marzo 1984. Il sindacato dei minatori entra in sciopero per protesta contro il piano di ristrutturazione dell'industria mineraria. Si prevede la chiusura di 23 pozzi e la perdita di circa 20.000 posti di lavoro. Il sanguigno leader del sindacato dei minatori, Arthur Scargill, proclama lo sciopero senza tenere una votazione tra gli iscritti. Lo sciopero, quindi, di fronte alla legge, è illegale. Margaret Thatcher si dimostra inflessibile. Chiede ai minatori di sancire lo sciopero con il voto e rifiuta ulteriori trattative. Nelle regioni minerarie inglesi, quelle stesse dove era nata la prima rivoluzione industriale, gli scioperi e i picchettaggi continuano. Il braccio di ferro con il governo continua. Il clima è incandescente e gli interventi della polizia contro i minatori sono sempre più massicci. Il conflitto sociale avrà un prezzo altissimo. 2 morti, migliaia di feriti, centinaia di arresti, nuovi disoccupati, devastazioni materiali e morali. 11 giugno 1987. Margaret Hilda Thatcher, Conservative Party candidate. Margaret Thatcher e il Partito Conservatore vincono ancora una volta le elezioni politiche. Terzo mandato, la Lady di Ferro batte tutti i precedenti record di permanenza al numero 10 di Downing Street. A Roma si svolge un vertice straordinario tra i 12 paesi della Comunità Europea. All'ordine del giorno, la discussione sulle tappe dell'integrazione, politica e monetaria. All'inizio dei lavori, la Thatcher chiede che vengano prima affrontate le problematiche legate ai negoziati commerciali. Ma nessuno degli altri capi di governo è disposto a seguirla su questo punto e si decide di andare avanti secondo il calendario prestabilito. L'ostruzionismo della Thatcher, che ha maturato negli anni una profonda diffidenza verso il processo di integrazione europea, la lascia sempre più isolata. Il vertice si conclude, 11 contro 1, con l'approvazione delle ulteriori tappe per l'unificazione monetaria e politica. La concezione thatcheriana dell'Europa, una comunità delle patrie, si scontra ormai con quella di una grande Europa sovranazionale, che ha molti fautori anche nel partito dei Tories. Almeno una metà dei deputati conservatori si è convinta che alle prossime elezioni generali, previste per il 1991, perderà i propri seggi sotto la bandiera anti-europeista della Thatcher. L'Europa finisce con il diventare il tallone d'Achille della Lady di Ferro e nel Partito Conservatore si aprono i giorni della fronda anti-Thatcher. 14 novembre. Michael Heseltine, vecchio antagonista della Lady di Ferro, presenta la propria candidatura a capo del partito in vista delle elezioni dell'anno successivo. È la sfida del partito nei confronti del proprio leader. 21 novembre. Al suo rientro da Parigi, infatti, la Thatcher non si smentisce. Most earnestly believe that I shall be in number 10 Downing Street at the end of this week and a little bit longer than that. 22 novembre. Durante la notte, la Lady di Ferro cambia idea. Ha incontrato uno ad uno tutti i suoi fedelissimi e ha capito che è arrivato il momento di gettare la spugna. Ha anche scelto John Major quale candidato da sostenere per la guida del partito. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Thank you very much.
Goodbye. L'uscita di scena di Margaret Thatcher per un'anime ammissione chiude un'era. Ribelle, rivoluzionaria, testarda, insofferente a qualsiasi compromesso, è il caso di dire che alla fine la Lady di Ferro è inciampata proprio sul suo carattere. Nessun altro personaggio della politica britannica ha mai suscitato sentimenti così intensi e controversi come la figlia del droghiere, Lady Margaret Thatcher.